Domenichini, un po' le analisi che si sono alternate nel corso di queste due giornate fanno riferimento, se vogliamo, da una parte alla difficoltà di tracciare uno scenario chiaro, uno scenario preciso, sia a livello di tempistica ma soprattutto a livello di controllo di variabili, dove a far da padrone in questo momento è la variabile politica. Questo è quello che un po' mi avete detto. Ma c'è un altro elemento fondamentale di cui mi interessa la vostra visione, rappresentato dal comportamento delle banche centrali. Perché anche nella giornata di ieri molte case di investimento mi hanno sottolineato come, se fino a qualche mese fa il whatever it takes di Draghi, la formula magica che aveva in qualche modo attenuato le vendite nelle fasi più disperate del mercato, funzionasse, adesso comincia un po' a scricchiolare e probabilmente sono proprio le banche centrali ad aumentare la volatilità. Domenichini, che cosa sta succedendo? Quando le banche centrali non sono un po' più l'ancora di sicurezza dei mercati, è davvero drammatica la situazione o ci sono delle opportunità diverse? Allora, la prima domanda da $1 milione, quindi va bene. Buon pomeriggio a tutti. Io partirei da una delle lezioni che mi hanno insegnato all'università di politica monetaria. Una delle prime regole che a mio avviso è importante ricordare è che le banche centrali tipicamente devono assecondare gli investitori, quindi in qualche modo devono accompagnare le decisioni che poi gli investitori prenderanno a un certo tipo di andamento. E il dramma di questi anni si è fatto sia sulla Banca Centrale Europea sia sulla Fed, che purtroppo le banche centrali stanno diventando drammaticamente meno credibili. E questo porta volatilità, porta incertezza che non potrà essere eliminabile. Io ho in mente un paio di settimane fa, dopo Jackson Hole, le dichiarazioni di Janet Yellen, in base, in qualche modo dava una visione di lungo periodo sulle banche centrali, su quello che voleva fare la Fed. Se uno guardava i tassi forward sulla Fed, quel giorno si stava scontando addirittura la probabilità che i tassi Fed scendessero invece che salissero, nonostante quello che aveva detto. E questo secondo me è la migliore sintesi per capire quanto in realtà in questo momento il mercato stia poco credendo a quello che stanno facendo le banche centrali. E in finanza si dice, no, che in questo momento le banche centrali, principalmente la Fed, è un po' troppo dietro la curva, e questo a mio avviso è esattamente il più grande rischio che avete voi oggi, ovvero che la Fed sia troppo dietro la curva, si sveglierà troppo, come dire, velocemente, e in qualche modo si sveglierà vuol dire che incomincerà a rialzare tassi inaspettatamente, quindi i vostri portafogli obbligazionari improvvisamente verranno liquefatti da un rialzo, diciamo. Sto scherzando, lo dica, perché a quest'ora del pomeriggio siamo tutti stanchi. Era una battuta, ci eravamo messi d'accordo sul svegliarvi, no, a parte la battuta. Ovviamente la mia è un'estremizzazione, però il tema di stare troppo dietro la curva ha delle conseguenze importanti, perché tutti noi siamo legati ai tassi Fed, a yield, debito emergente, il mercato obbligazionario governativo, e quindi questa è la principale allarme che io oggi, se avessi un cliente investito sulla componente obbligazionaria, guarderei tutte le mattine per ragionare sul mio portafoglio. Socci. Ma diciamo che sì, il ruolo delle banche centrali è stato appunto vitale negli ultimi mesi, quindi in quest'ultimo periodo. Sicuramente l'effetto sta finendo. Noi tendenzialmente pensiamo comunque sia che dobbiamo guardare veramente avanti sotto questo aspetto. Noi comunque crediamo che ci sia la possibilità, che una concreta possibilità, affinché questa crescita finalmente si manifesti. Nel breve sicuramente le banche centrali fanno quello che devono fare, è necessario che si comportino in questo modo. E come dice Boldrini, che è un aspetto interessante, loro non sono chiamate a fare politica, cioè è proprio un altro il compito delle banche centrali, chiediamo loro cose che probabilmente non rientrano nel loro mandato. Infatti è proprio questo il punto, perché oramai dal famoso whatever it takes sembra abbiamo mitizzato un po' il ruolo delle banche. Cioè, sicuramente il loro ruolo è stato, probabilmente è tuttora, fondamentale, però ecco, per accompagnare i nostri clienti nelle decisioni di investimento dobbiamo partire dal presupposto che banca centrale teoricamente è un po' come un arbitro in campo in una partita di calcio: meno si vede meglio è.
tendenzialmente non si deve notare il suo operato, fondamentalmente affinché la partita scorra via velocemente. C'è stata una fase in cui, c'è tuttora una fase in cui il loro ruolo è estremamente importante, però non dobbiamo perdere di vista che comunque sia il mondo crescerà. Quindi il fatto che il mondo comunque crescerà con tempi molto più dilatati, probabilmente con molta più incertezza, però il mondo crescerà, non possiamo farci dominare, non possiamo fare in modo che far sì che i nostri clienti ci trasmettano questa incertezza, e questa incertezza infici anche le nostre decisioni di investimento anche di medio periodo. Quindi questa è una cosa su cui crediamo questo molto. Lei dice un elemento positivo. Buonomini, ma a chi ha la sensazione che forse è un po' tardi, cioè che forse il momento migliore adesso è stare alla finestra cercando di capire che cosa succederà, cosa deciderà la Federal Reserve, cosa deciderà l'OPEC, ricordiamocelo, a fine mese, cosa succederà al referendum italiano, alle presidenziali americane e via dicendo. Lei consiglierebbe comunque di stare in disparte, di stare un po' tranquillo, o vede delle occasioni dove è giusto in qualche modo non lasciarsele sfuggire? Allora, buon pomeriggio anche da parte mia. Lo scenario che noi pensiamo è, come è stato più volte detto, uno scenario legato alla volatilità, ma all'interno della volatilità, dal nostro punto di vista, le occasioni ci sono e vanno prese. Noi in questo momento, proprio a livello di ottimizzazione di portafoglio, di creazione del portafoglio per la nostra clientela, dato che abbiamo una visione, devo dire, non troppo ottimista rispetto alla volatilità e al perdurare anche dei tassi bassi nei prossimi 2 o 3 anni, cerchiamo di indirizzare appunto l'asset allocation da una parte appunto a prendere quelle che sono le opportunità che il mercato ci dà, una ricerca di rendimenti volta su delle asset class che in questo momento noi vediamo con favore perché stanno ricevendo dei flussi importanti, perché hanno delle valutazioni importanti, e qui io mi riferisco a una ricerca di rendimenti legati al mondo obbligazionario emerging market, con particolare riguardo, per esempio, noi siamo positivi sulla parte hard currency perché logicamente dà un pochino meno volatilità al portafoglio rispetto a quelle che sono le local currency. Sempre nella parte azionaria noi pensiamo di aumentare. C'è un paese particolare che state preferendo tra gli emergenti? Allora, per gli emergenti noi guardiamo molto le dinamiche legate al petrolio. Fino a un anno e mezzo fa il petrolio era una sicuramente delle componenti che creava volatilità all'interno dei mercati e creava anche degli effetti negativi su determinati paesi. Penso quelli legati al ciclo delle commodities come il Brasile, come la Russia. I recenti accordi e comunque una visione di Goldman per un equilibrio che si dovrebbe andare a ritrovare fra domanda e offerta nel 2017 intorno appunto ai $55-60, perciò un petrolio più stabile, fa sì che noi stiamo ritornando positivi anche su quelli che sono i paesi legati realmente alla produzione del petrolio, sia dal punto di vista obbligazionario, per esempio penso al Brasile, sia dal punto di vista azionario su alcune altre aree. Bisogna essere selettivi, bisogna monitorare queste variabili che comunque in passato hanno creato volatilità, nel prossimo futuro, come si diceva prima, la volatilità deriverà forse più da un perdurare di tassi bassi e da alcuni limiti delle politiche monetarie, non tanto da quelli che sono stati gli eventi che hanno scaturito la volatilità nel 2015-2016, penso alla Cina, penso al petrolio. Volevo sentire loro e poi andiamo avanti con le vostre strategie. Soci, il rischio più grande in questo momento e la cosa da cui proteggersi in portafoglio qual è? Ma il rischio più grande, dirò una cosa estremamente scioccante, che è la volatilità, cioè nel senso non è tanto il rischio della volatilità, è la variabile da gestire, la variabile più importante da gestire, da tenere. Cioè gli errori che si commettono sono legati alla volatilità, sta dicendo questo. Gli errori che si commettono, in realtà diciamo più che gli errori che si commettono, se si cerca di cioè se non si tiene in considerazione nella costruzione di un portafoglio quanta volatilità è tollerabile dai clienti,
si fa un grosso errore, perché purtroppo, come l'anno scorso per esempio, è capitato che un po' tutti ci siamo andati, noi stessi abbiamo puntato moltissimo su prodotti multi-asset, intesi come prodotti che potevano consentire di contenere la volatilità. L'altro anno non è andata benissimo oggettivamente per molti di questi prodotti, ci mettiamo anche noi, però ecco, questo tipo di soluzioni secondo noi continuano a essere una delle migliori risposte per poter gestire e contenere questa volatilità. Noi come Deutsche Asset Management da circa 3-4 anni stiamo suggerendo prodotti nelle varie asset class che mirano a contenere la volatilità. In questo momento ci sentiamo di suggerire e di approcciare portafogli con soluzioni multi-asset che quest'anno sono tornate a performare estremamente, in maniera estremamente positiva, e anche a soluzioni azionarie che nella fattispecie le strategie dividend, che secondo noi sono le migliori strategie da utilizzare in ottica azionaria in periodi di forte volatilità e che hanno diciamo dimostrato, quindi con dati alla mano, di riuscire a performare anche in anni in cui i mercati azionari globali non hanno ben performato. È statisticamente dimostrato che queste strategie, focalizzandosi su aziende magari su blue chips, su aziende che comunque hanno dei cash flow molto stabili, statisticamente consentono di portare a casa dei risultati anche in anni in cui il mercato è stato negativo. Quindi sotto questo aspetto qua ci sentiamo di dire che sì, la volatilità può essere un fattore di rischio importante, diciamo che è un fattore da tenere in considerazione nella scelta dei portafogli. Ripeto, non dico niente di nuovo, però è un qualcosa che dobbiamo necessariamente prendere in considerazione, perché la realtà dei fatti ci dice questo. I clienti non la sopportano molto spesso. Rischiano, come diciamo noi, se hai il cliente che ti dorme sullo zerbino di casa tutte le mattine perché gli hai fatto delle soluzioni perché vai in agitazione nel momento in cui ha scelto dei prodotti estremamente volatili, allora probabilmente bisogna tenere molto d'occhio questo tipo di variabile. Buonomini, rischio opportunità maggiore che vede? Allora, Domenichini. Risponderei il tema dei rischi e poi trovare le opportunità. Ovviamente io li dividerei i rischi da un lato sulla parte breve periodo e sicuramente le banche centrali, ma dall'altra noi siamo convinti che esiste nella creazione dei portafogli un rischio di lungo periodo, inteso nel modo in cui noi creiamo i portafogli. Cioè di aspettare troppo? No, ora dico la parola che voglio dire, nel senso, stavo facendo una premessa. A mio avviso il più grande rischio oggi nella costruzione del portafoglio è credere alcuni settori, alcuni paesi, alcune tematiche siano ancora come dire, profittevoli perché l'hanno fatto in passato. E faccio un esempio pratico, se no sto raccontando assolutamente parole, che io riassumo con la tech revolution, cioè con la rivoluzione tecnologica. Cioè ci sono alcuni settori che negli ultimi 30 anni sono stati profittevoli e nei prossimi 30 probabilmente scompariranno per la logica con cui sono stati nati e costruiti. Noi la definiamo i settori a rischio disruption. Faccio un esempio molto pratico, il settore del mondo dei trasporti. Pochi sanno che negli ultimi 30 anni gli occupati del mondo dei trasporti sono ridotti in modo molto importante. Il settore dei trasporti è un settore che sarà ad alta automatizzazione, questo vuol dire che se investi in una società legata ai trasporti deve investire in un settore legato all'automatizzazione. Il settore bancario è un settore a rischio disruption in qualche modo, il settore degli operatori telefonici è un settore a rischio disruption. Cosa intendo dire? Che dobbiamo ragionare pensando che alcune attività che prima pensavamo fossero profittevoli oggi non lo sono più. Questo è, come dire, long period. Breve periodo è sicuramente la componente alternative. Noi, a proposito del rischio disruption, stiamo puntando su strategie che lavorano sulle fusioni e acquisizioni. Quindi sono strategie che lavorano in qualche modo su questo meccanismo di fusione e acquisizione tra aziende che sono profittevoli. Mi piace molto questa domanda. Come fa un cliente a capire qual è la volatilità che può sopportare? Quindi ovviamente i consulenti finanziari nell'approcciare il risparmiatore, nel parlare con lui, devono avere chiaro che il risparmiatore abbia la consapevolezza della volatilità che può sopportare. Come si fa? È il risparmiatore che deve avere le idee più chiare? È il consulente finanziario che deve, come diceva stamattina Boldrin, fare questo bagno di umiltà e dire ragioniamo insieme perché neanche io ho la sfera di cristallo?
Chi mi risponde? Ci sono, provo. Prego. Ci sono diverse unità di misura per misurare, anche queste statisticamente dimostrate. Sono il numero di telefonate che vi fa durante il giorno, e il numero di quindi sicuramente questo è un dato, la durata di queste telefonate e, ripeto, faccio l'esempio di prima, quante volte magari vi suona a casa chi viene a cercare. No, a parte gli scherzi. Oggettivamente è l'ansia percepita, comunque sia, perché alla fine poi ci sono tutti la profilazione sicuramente del cliente nei vari sistemi che avete aiuta, però ora a parte gli scherzi, perché è una cosa che magari prendiamo in considerazione anche noi nel fare il nostro lavoro, quando vi ascoltiamo e quante volte ci chiamate e così via, effettivamente nel momento in cui si capisce che questa attività, quest'ansia si percepisce, è oggettivamente tanta, probabilmente c'è qualcosa che non va, che dobbiamo modificare. In termini poi numerici abbiamo ovviamente diverse variabili da poter utilizzare, però sicuramente qui entra molto in gioco la finanza comportamentale e la vostra sensibilità sotto questo aspetto. Se posso aggiungere, concordo nel senso con quello che hai detto, ma dal mio punto di vista la volatilità e l'ansia, fra virgolette, rispetto alla volatilità è una questione... Che poi l'ansia del controllo, alla esatto, fine. È una questione di cultura finanziaria. Perché più si conosce e più ha il nostro cliente una cultura finanziaria evoluta, più capisce all'incirca dove sta investendo e più questa ansia diminuisce. Vi faccio un esempio. Ci sono alcune statistiche che sono state fatte rispetto alla cultura finanziaria. Purtroppo, lo sappiamo benissimo, l'Italia è messa come fanalino di coda a livello internazionale, parlo proprio a livello di cultura generale della clientela. Uno dei paesi dove c'è una cultura più alta a livello finanziario è quello americano. Il portafoglio classico italiano è un portafoglio che storicamente è sempre stato un portafoglio poco volatile, con una componente obbligazionaria molto alta, il classico 80-20. Se io vado a vedere un portafoglio, per esempio, medio americano, vedo che la composizione è completamente differente. Hanno un 40% di azionario, un 40% di liquid alternative, e questo in Italia sembra una moda dell'ultimo anno. I dati che noi abbiamo in possesso ci fanno vedere che questo 40% è 15 anni che è all'interno dei propri portafogli e un 20% fra obbligazionario e monetario. Dal nostro punto di vista, maggiore la comunicazione, maggiore la cultura finanziaria che cerchiamo di, fra virgolette, insegnare, perché poi è il nostro compito, il vostro compito alla clientela, e minore sarà l'ansia, fra virgolette, da volatilità. Non penso che un americano, un italiano siano persone differenti con dei sentimenti e delle sensazioni differenti, c'è solo proprio una diversa percezione di quelli che sono i ritorni attesi. Noi sicuramente siamo stati abituati a una bassa volatilità derivante da un BTP che ci ha salvato negli ultimi 30 anni. È logico che questo scenario è finito, bisogna andare più su scenari, dal nostro punto di vista, vicini a una incremento del rischio nei portafogli e logicamente della cultura finanziaria. Volevo citare solo lo studio che tutti magari avete letto a proposito dell'educazione finanziaria che Consob ha fatto agli italiani, e mi aveva sbalordito quando hanno fatto la domanda: cos'è un'azione, cos'è un'obbligazione? E la cosa più interessante dal mio punto di vista non era tanto quanto era il numero di persone che avevano risposto correttamente, che su 100 erano circa il 30%, la domanda era: cos'è un'azione, cos'è un'obbligazione? Ma la cosa impressionante è che il 20% aveva risposto no, l'altro 50% era non so, che dal mio punto di vista è pure peggio, perché chi risponde no almeno è consapevole della sua ignoranza e quindi è il primo passo per imparare. Rispondere non so vuol dire in qualche modo essere pure in una situazione di completa, vuol dire, incoscienza. Sono arrivate intanto un po' di domande. Allora, prezzo del petrolio e quotazione dei titoli obbligazionari americani a yield, quanto sono collegati o correlati? È una domanda che si riallaccia un po' al tema generale che abbiamo dato, che in un momento come questo, ad aumentare la volatilità, ad aumentare l'incertezza, il fatto che forse tutte le vecchie correlazioni a cui eravamo abituati sono saltate. Quindi in uno scenario così vi chiedo, esiste secondo voi ancora una correlazione, un collegamento stretto tra il petrolio e le quotazioni obbligazionarie americane a yield? Vado io. Cominciare. Sì, grazie. Allora, sì, in parte. Allora, un po' di numeri.
Il settore energy sul mercato a yield americano pesa tra un 12 e un 14%, tra un 12 e un 13% nel settore. Il settore più a rischio in realtà nel settore energy, in realtà in pochi lo dicono, ma è il settore drilling, cioè delle perforazioni, non è tanto il settore legato all'energia in generale. Questo è un altro primo punto. Quindi noi siamo ad oggi, ad esempio, molto favorevoli a comprare a yield, ma non tanto perché siamo, come dire, positivi sul dollaro e quindi dalle recenti notizie dell'OPEC, ma siamo positivi semplicemente per un dato: il rendimento a scadenza. È una delle poche asset class che ancora ha un rendimento sostenibile, perché se faccio un'analisi di un portafoglio del credito corporate o anche governativo, se considero il bond, se faccio la domanda è TER, rendimento a scadenza, e guardo un portafoglio di un consulente finanziario e guardo la percentuale di portafoglio dove il TER è maggiore del rendimento a scadenza, mi viene un po' di paura. La yield americano forse è una ancora delle poche asset class, anche se ha corso tanto quest'anno. Quindi lei dice, correlazione o no, col petrolio va preso. Con una duration, quindi una durata di 3 anni, riesco ancora a portarmi a casa rendimenti folli. L'unica cosa che vi invito a ragionare e valutare attentamente, visto che tanti sento e mi domandano, mi chiamano per comprare temi a yield, ma a rischio cambieggiato, noi siamo sì favorevoli alla yield, preferiamo il dollaro, ma per una principale ragione, perché se mi acquisto una strategia a yield euro-hedged, in pochi magari se lo ricordano, ma il costo del cambio euro-hedged oggi costa all'anno quasi 1,5% a causa del differenziale tassi, e 1,5% di costo dell'hedging è un numero, come dire, abbastanza importante. Buonomini, lei prima mi ha detto che tra le variabili che sta considerando c'è la variabile del petrolio, questo vi porta a ragionare anche sull'obbligazionario americano? Esatto, allora, visto che siamo a 3 toscani sul palco, non si può andare... Sì, alla fine prenderò il vostro accento, finita questa tavola rotonda. Non si può andare sempre d'accordo, perché logicamente un fiorentino senese, un livornese, un pisano, qualche cosa si devono un pochino battibeccare. Perciò sono parzialmente d'accordo, ma non io, nel senso la view di Goldman logicamente anche è una fortuna, tutte le case non hanno la stessa view rispetto alle correlazioni del petrolio. Anch'io lo dico, quando mi dite cose diverse mi rincuorate, quando mi dite tutti la stessa cosa... Allora, la nostra visione è un petrolio più stabile. Un petrolio più stabile vuol dire che c'è meno attenzione rispetto alle oscillazioni del prezzo del petrolio. C'è una stabilizzazione intorno a che livello lei si aspetta? Ciò che ma non... quella che ho detto prima, noi abbiamo delle previsioni fra i 55 e i 60 dollari a fine del 2017. Questo deriva un pochino da un allineamento che stiamo vedendo fra la domanda e l'offerta. I prezzi molto bassi che abbiamo visto, lo sappiamo tutti, erano una guerra nata in seno all'OPEC, in seno ai produttori di shale gas per tenere prezzi bassi, e pompavano per avere maggior offerta rispetto alla domanda. La cosa si sta leggermente attenuando, perciò ci sarà meno volatilità all'interno del petrolio dal nostro punto di vista nel 2017. Questo fa sì che ci sarà meno attenzione del mercato su quelle che sono le correlazioni del petrolio rispetto agli yield. Gli yield dal nostro punto di vista, prima vi ho parlato bene di emerging market, noi preferiamo il mondo emerging market rispetto agli yield, perché comunque la yield è a corso abbastanza, sicuramente siamo ancora su delle valutazioni, su dei rendimenti interessanti, ma sappiamo benissimo che gli yield ancora prima dell'equity scontano dei dati macroeconomici americani che si possono indebolire. Non siamo ancora in questa situazione, ma dal nostro punto di vista è il caso di cominciare a guardare delle aree che siano più decorrelate rispetto a quelle che sono le problematiche politiche dei paesi sviluppati. Perciò tutti i rischi che noi vediamo da qui al 2017 sono rischi politici, e si sa bene a cosa si fa riferimento, e penso sia stato già detto in tutte le tavole rotonde, la Brexit, le varie elezioni. Avere all'interno del portafoglio una minor componente legata ai paesi sviluppati, che sono quelli che per assurdo saranno forse anche più volatili e più correlati ai rischi che andiamo incontro di incertezza, può essere una scelta interessante. Socci? Io riprendo in parte le considerazioni fatte dal collega, legate al fatto, secondo noi l'aspetto più importante da considerare è se crediamo o meno ad una stabilità del prezzo del petrolio, perché è stata veramente una fonte di grande incertezza lo scorso anno. Anche noi pensiamo che
la situazione è nettamente migliorata, quindi si è stabilizzato il prezzo del petrolio. Anche noi già l'anno scorso, ma nella nostra view che abbiamo all'inizio di quest'anno, per quest'anno abbiamo preventivato, diciamo, una stabilizzazione del prezzo intorno ai $55 per l'inizio del 2017. Secondo noi non è tanto il prezzo del petrolio quanto la sua stabilità intorno a determinati valori la variabile fondamentale per capire attraverso quali dinamiche poi si possono dipanare i movimenti delle altre asset class. Nel momento in cui crediamo e ci crediamo che questo prezzo del petrolio si stabilizzerà, secondo noi da qui parte tutta una serie di considerazioni, tra cui anche quella di dire ok, la yield sotto questo aspetto secondo noi per adesso, per questo momento, può essere ancora interessante. Noi in particolare abbiamo una strategia basata sugli yield in euro fondamentalmente, che ha corso molto anche questa, però secondo noi per i prossimi 6-8 mesi almeno continuerà a essere interessante, proprio perché, e qui mi riferisco al collega di Federico prima, il fatto che comunque in questo momento si cercano yield interessanti. E oggettivamente questi si trovano in rapporto alla duration soltanto nel mondo yield e nel mondo emerging market. Mi vengono in mente anche certe emissioni corporate in renminbi, per esempio, per quanto riguarda la Cina, che è un'altra storia importante. Lì addirittura si hanno dei rapporti yield duration del 5% su 2 anni di duration. C'è la componente valutaria, che chiaramente è un grande punto interrogativo, però secondo noi è ancora un asset class da tenere in considerazione. È difficile questa domanda perché ha un orizzonte temporale proprio breve, 6 mesi. Per la parte strategica del portafoglio, 5-10%, quali settori sovrappesare appunto con un orizzonte temporale a 6 mesi? Penso che nessuno si azzarderà a nessuno rispondere, passiamo avanti. 6 mesi la monetina. No, oggettivamente. Però allora facciamola così, giriamola così, togliamo i 6 mesi finali. Okay. A livello di settori su cui state ragionando, in un'ottica di sovrappeso, il settore che vi piace di più qual è? Allora, noi sulla componente, diciamo, settoriale siamo principalmente positivi su quella dei consumi, staples e discretionary, e sul settore tecnologico. E stiamo sottopesando tanto telefonici, utilities, finanziari, barra bancari ed energia. Questo è, come dire, il trittico che abbiamo. Tendenzialmente su questi temi c'è grande interesse sulla parte UK, visto il deprezzamento della sterlina al 20%, in particolare nel settore dei consumi ci sono diverse società inglesi che esportano a livello globale, che stanno diventando veramente interessanti con meno 20% della sterlina dopo il Brexit. Il dato della frenata della Cina, delle esportazioni cinesi, lo ricordavamo ieri, 10% a settembre, che è poi la spia di una domanda globale che non c'è, è un dato su cui riflettere o no quando lei mi dice che sovrappesa il settore dei consumi? Assolutamente sì, è un dato da riflettere, però se uno guarda la crescita cinese comunque viaggia ancora intorno al 6,5%. Quindi comunque è una crescita, a nostro avviso, abbastanza sostenibile. Non è certo quella degli anni passati, ma è sostenibile. Noi puntiamo molto su questi temi perché crediamo ci sono alcuni settori che abbiano ancora delle economie di scala abbastanza importanti, soprattutto fatte in valuta, come dicevo, sulla sterlina. Socci, il settore che le piace, il allora, settore che non le piace. Diciamo che togliendo la variabile temporale così stretta, noi continuiamo a privilegiare anche in questa fase qua quelli che vengono bollati come settori difensivi. Comunque, quindi in parte mi stacco un po' dalle considerazioni fatte prima. Secondo noi, almeno la componente core del portafoglio azionario in particolare deve essere investita in quei settori legati ad aziende blue chips innanzitutto, e quindi facenti parte dei settori comunque sia difensivi con elevati cash flow. Questo secondo me deve essere la componente core che dovrebbe stare sempre in portafoglio, perché dati alla mano, guardando appunto dati a 10 anni, a 15 anni anche, sono quelle che ti consentono di traghettarti in maniera molto molto poco traumatica da una fase di ciclo economico ad un'altra. Le scommesse tatticamente si possono fare in questo momento, sinceramente preferiamo focalizzarci su questo. Alcuni ci hanno detto occhio però, perché
alle viste una possibile rotazione settoriale, no? In caso di rotazione settoriale, per esempio, un rimbalzo dei finanziari che tipicamente diciamo non fanno parte dei settori dividend e delle strategie di dividend. Può anche darsi che ci saranno delle rotazioni settoriali, però secondo noi in questa fase, con questi bassi livelli di crescita, saranno di breve durata, quindi non costituiranno una vera minaccia per questo tipo di strategie su cui puntiamo noi. Buonomini? Giro un pochino la domanda in una risposta differente. Cioè la gira al consulente, che il consulente la gira al risparmiatore. Esatto. No, io a livello proprio settoriale, se si vuole la risposta breve, sono abbastanza allineato con la visione di Allianz che diceva Federico. Quello che mi sento di dire è questo. Io ho fatto 10 anni gestioni patrimoniali, perciò ero sui portafogli e facevo asset allocation. Cos'è che sbaglia sempre un gestore? La rotazione settoriale. Cioè, la rotazione settoriale, quando c'è all'interno dei mercati, è impossibile da individuare nel breve termine. Arrivano in modo repentino e si sbaglia quasi sempre. Cosa succede? Succede che un fondo, un prodotto, una gestione patrimoniale, qualsiasi cosa, che è andata bene un anno, va male l'anno dopo, è proprio perché ci sono rotazioni settoriali che difficilmente qualsiasi gestore riesce a prendere. Secondo me, secondo Goldman, l'approccio deve essere differente, deve essere andare a ritrovare quelli che sono i titoli, a prescindere dal settore, a prescindere dalla allocazione geografica, che riescono a ben, fra virgolette, interpretare quelli che sono i mutamenti a livello macroeconomico. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che nell'ultimo anno, due anni, anno e mezzo, due, la sperequazione dei rendimenti all'interno dei settori è ampissima. Perciò prendere un titolo corretto, un titolo sbagliato, sempre all'interno del settore, anche se il settore non va, può dare delle sovraperformance o sottoperformance veramente importanti. Quello che dal nostro punto di vista si cerca di fare è creare dei portafogli che abbiano quei titoli, a prescindere del settore di riferimento e a prescindere del paese, che riescano a interpretare questa nostra visione. Perciò si va un pochino oltre a quella che è l'allocazione, soprattutto settoriale e geografica. Okay, ma in tutta sincerità state davvero escludendo una scelta di paese in questo momento a livello di azionari, a livello di asset allocation? Cioè, avete un'idea se sovrappesare l'America piuttosto che l'Europa, piuttosto che gli emergenti, o è meglio procedere con lo stock picking indipendentemente dal paese, indipendentemente dal settore? Chi mi risponde? Ma noi, parlo per Deutsche Asset Management, privilegiamo un approccio comunque globale e comunque focalizzato su aziende di grandi dimensioni che, ricollegandomi a quello che diceva Matteo prima, hanno la capacità di molto spesso di sovraperformare o comunque di tenere meglio. Quindi non c'è un paese in particolare che stiamo sovrappesando. Tant'è vero che nelle nostre strategie core il turnover di portafoglio in questo momento è estremamente contenuto, estremamente basso. Quindi non facciamo picking spinto in questo momento, perché l'abbiamo già fatto a suo tempo. L'abbiamo già fatto a suo tempo con delle scelte strategiche basate su settori e aziende di un certo tipo, quindi che non hanno motivo di essere rinnovate o sostituite nell'arco di pochi mesi. Domenichini? Allora, nel nostro caso la risposta è duplice, nel senso sì, in parte, nel senso che come ho risposto inizialmente, per noi è fondamentale tenere questa parola che io ripeto, disruption, capire quali sono i settori che non faranno utili nei prossimi anni, perché ci sono dei cambiamenti strutturali. Per dire questi cambiamenti strutturali, io faccio sempre come esempio quali sono le quattro grandi società al mondo per capitalizzazione. Nel 2006 le prime tre di queste quattro non esistevano: Alphabet, Facebook e Amazon. Okay? Quindi ci sono dei cambiamenti strutturali di cui noi dobbiamo tenerne conto, e questo è imprescindibile da paese e settore e geografia. E poi io ritorno, come dire, al concetto base di prezzo di un titolo azionario. Cos'è il prezzo di un titolo azionario? Sono gli utili attesi futuri.
e questo è, secondo noi, quindi è il mantra su cui devo decidere di investire. Quando io parlavo prima, no, su noi sui bancari non siamo positivi, no? Lo dicevo perché le banche, per come sono i tassi oggi, difficilmente faranno utili in futuro, ma questo non lo dice Allianz, ma è semplicemente un dato, come dire, di matematica aritmetica da questo punto di vista. Quindi da un lato sicuramente questo è il nostro mantra sullo stock picking e alcuni settori che vi ho fatto l'esempio. Dall'altro è imprescindibile, mi è capitato di leggere un report recentemente fatto da, come sondaggi, principali amministratori delegati di diverse multinazionali nel mondo, dove domandavano se nei prossimi anni volevano investire in Europa, visto che siamo in Europa e ci dobbiamo pensare. E referendum italiano, elezioni in Francia ad aprile, elezioni in Germania ad ottobre, non sono scenari che un amministratore delegato di una società internazionale fa sì che domani mattina prenda e investa in Europa. Quindi sicuramente è bene nei portafogli tendere a avere un po' di America. Anche perché, chiudo, tornando alla finanza comportamentale, tutti noi abbiamo un bias cognitivo che facciamo e sbagliamo ogni singolo portafoglio. Io per primo. Siamo in Europa e tendiamo ad avere più Europa di quello che dovremmo avere. Ricordiamoci sempre il benchmark dell'MCI World, dove il 50% è US, e là dobbiamo partire dal nostro punto di vista. Buonomi. Allora, perché lei ha detto di preferire gli emergenti, quindi allora andiamo su un paese che ci piace degli emergenti. Semplifichiamo tutto. Allora, noi all'interno del mondo emerging market c'è un paese che stiamo guardando con forte favore da circa 8-9 mesi, che è l'India. Non so perché non ho sentito tutte le tavole rotonde se è già stato nominato questo paese. Penso l'India di e il Brasile, sì. Mi hanno detto che sono un po' le favorite. Ecco, noi soprattutto India è una delle posizioni più pesate all'interno dei nostri portafogli emerging market. Ci sono in ballo tutta una serie di riforme relative al nuovo governo, che ormai troppo nuovo non è più di Modi, sta andando nella direzione giusta, stanno combattendo la corruzione nel modo corretto. Le aziende indiane sono le più profittevoli al mondo, cioè il livello di profittabilità delle aziende indiane è molto molto alto. Stiamo assistendo a che cosa? Stiamo assistendo a quello che abbiamo visto in Cina negli ultimi 7-8 anni. Perciò il lato consumi, appunto, e soprattutto consumi interni, che tanto ne abbiamo parlato, soprattutto su paesi emergenti e soprattutto in paesi come l'India, sono sicuramente interessanti. Ultima domanda e poi chiudiamo. Chiedono la strategia dei PAC, non abbiamo parlato ancora, la strategia dei PAC può essere una strategia utile? È una strategia che vi piace o no? Per quanto riguarda è vincente, è il modo assoluto per convincere gli italiani a comprare più equity, altrimenti faremo tanta fatica a convincerli di comprare più azionario. Io sono un grandissimo fan dei PAC da sempre, io non per fare i fenomeni, però ho sempre guadagnato investendo personalmente con i PAC. E non capisco, talvolta parlando con molte realtà distributive, perché non si punti tantissimo, molto su questo tipo di strategia. In periodi come quello attuali... Io forse la strategia... una risposta ce l'ho. Come? Io forse una risposta ce l'ho. Non la posso dire, andiamo là. No, però a parte che è una strategia banale, però intelligentissima allo stesso momento, e soprattutto libera tempo commerciale a voi. Nel senso, voi fate, il consulente fa una vendita una volta e poi campa di rendita, tra virgolette, per X anni, non solo. Nella testa del cliente il piano d'accumulo ci agevola in questa rivoluzione culturale che stiamo cercando di alimentare nella testa dei nostri clienti, perché con il PAC il cliente vive il ribasso come un'opportunità, e questa è la cosa cruciale secondo me. Noi abbiamo deciso, tra l'altro, di fra poche settimane probabilmente lanceremo un nuovo non si può dire, per favore, però, siamo arrivati fino ad ora, basta. Voglio dire, il discorso dei piani di accumulo è sicuramente una soluzione che agevola, perché consente di, ripeto, di cavalcare momenti di incertezza. Siamo tutti d'accordo sul fatto che è un momento di incertezza molto, molto forte, quindi sicuramente questa è una delle strategie preferite. Bonomini, PAC sì o no? PAC è sicuramente uno strumento che ci aiuta ad andare verso un asset allocation come quella che ho detto prima, nel senso di aumentare l'equity senza
fra virgolette, indurre la clientela a temere troppo della volatilità. Perciò sì, come soluzione, è una soluzione che sicuramente viene utilizzata da tantissimi anni, è un evergreen, fra virgolette. Puntiamo non solo su PAC, ma anche dal mio punto di vista sulla cultura finanziaria, perché se si insegna alla clientela non tramite strumenti ma tramite formazione ad avere una corretta ottimizzazione, una corretta struttura di portafoglio, farà sicuramente bene anche per il nostro, fra virgolette, numero di telefono, che riceveremo meno telefonate e vivremo un pochino più tranquillo il rapporto con il cliente finale. Allora grazie ai relatori di quest'ultima tavola rotonda della giornata, Federico Domenichini per Allianz Global Investors, Daniele Socci per Deutsche Asset Management, Matteo Buonomini per Goldman Sachs Asset Management. Grazie per essere stati con voi. Grazie. Un bel applauso però a tutti voi. Ovviamente il mio ringraziamento va a ANASF che ci ha voluto qui con voi. E che cosa fate il 14, il 15 e il 16 di febbraio? Appuntamento Consulenza a Roma, grazie a tutti voi per l'attenzione, buona serata.